Un momento di condivisione presso la prefettura di Crotone per tracciare un bilancio del 2022 appena passato, insieme a due distinzioni onorifiche dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concesse al Capo dello Stato, a dottor Vittorino Calandriello, maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri, dove, durante il periodo Covid-19, ha fornito un determinante apporto nella gestione delle criticità, e poi al signor Eugenio Benevento, ex funzionario del Tribunale di Crotone, il quale ha ricevuto durante l'attività professionale come responsabile della cancelleria collegiale di lavoro diverse attestati di stima e di fiducia. Qual è il bilancio di questo anno? L'ho detto prima, è un bilancio faticoso come quello di tutti gli anni, perché vede, quando si rivestono e si ricoprono ruoli di responsabilità come quello di essere prefetto di una provincia con problematiche sicuramente per certi versi difficili, le sfide e le problematiche mutano ogni anno, ma sono sempre nuove e diverse, per cui i problemi li avremo sempre e li avremo comunque. Quindi è un anno faticoso, dico segnato, purtroppo, lo ripeto, dal terribile incidente in cui ha perso la vita il colonnello Mambor, e questo fa di per sé un anno davvero devastante per tutti quelli che hanno avuto l'opportunità di conoscerlo e di poterlo apprezzare. E poi ha ricordato anche la famiglia del giovane Davide Ferreri. Volevo esprimere, non avendo mai potuto farlo, non avendo avuto contatti diretti con la famiglia, veramente la vicinanza di tutta la città di Crotone, di tutta la provincia e mia personale nei confronti di questa tragedia enorme che ha colpito questa famiglia. Quindi la vicinanza dei crotonesi, perché Crotone non è questa. Parlava anche di una moderna sicurezza nel 2023. Una moderna sicurezza, perché io vorrei che fosse chiaro anche all'esterno che è mutato il concetto di sicurezza. Ho ringraziato le forze dell'ordine che sinergicamente sono compatte come squadra all'esterno, ma la sicurezza non è soltanto, ma deve essere assolutamente, tutela e integrità della persona e del territorio, ma anche un concetto più moderno di tutela dei diritti e della dignità delle persone, che è anche questa, soprattutto questa, una più moderna visione di sicurezza dei cittadini. Entrando qui non ho potuto fare a meno di notare questa panchina rossa, che è il dono di alcuni studenti della provincia. Sì, è un dono ricevuto giorni addietro presso l'Istituto Margheritac di Foresta di Petilia, proprio a voler ricordare questo fenomeno da cui purtroppo la violenza, l'aggressione fisica e psicologica sulle donne, di cui purtroppo continuiamo a ricevere segnalazioni quotidiane. Quindi il fenomeno, almeno in questa provincia, purtroppo è un fenomeno che continua ad essere presente. Quindi l'auspicio è che le donne prendano coscienza di questa immane tragedia, che si abbiano la forza di denunciare, non solo, ma anche prima della denuncia, come proprio in quell'occasione il questore di Crotone, il dottor Marco Giambra, ha avuto modo di spiegare, anche segnalandolo e consentendo al questore di adottare il provvedimento di ammonimento e di interrompere queste relazioni malate, ma soprattutto alle ragazze, a quelle più giovani, di studiare, perché solo la libertà economica ti consente di tagliare e recidere legami con relazioni malate. E poi oggi vi sono queste due onorificenze al merito? Sì, due onorificenze che abbiamo consegnato, perché le onorificenze vengono concesse due volte l'anno dal Capo dello Stato. Mi è piaciuta una cerimonia più aperta, però innanzitutto per augurare a tutti un sereno Natale, un felice anno nuovo, e per dare la giusta visibilità anche alle onorificenze che vengono appunto consegnate a dicembre. Sono comunque due persone che si sono particolarmente distinte per le loro capacità, per il loro impegno, per la loro professionalità, quindi è giusto che venga data la massima visibilità.